Daniele ha avuto una chiamata, no? Cioè la chiamata è quella di aiutare, anche se la tocca direttamente l'esperienza, però aiutare la sorella o la famiglia. E il fatto di trovarsi qui per lei e leggere questo brano, questo passo del Vangelo, è un nutrimento di fede che farà sì che lei andrà lì e trasmetterà questa fede. Che, cioè, le conseguenze poi, voglio dire, saranno quelle che saranno, però è come se il suo compito in questo momento, il fatto di essere venuta qui, di avere questa differenza, questo allontanamento, questa separazione dalla famiglia che adesso invece diventa unione, questa fede diventa il collante che poi va a unire tutto e permette a lei di trasmetterla. Quindi la raccoglie attraverso questo brano del Vangelo, attraverso il gruppo, e la porta a casa sua dalla sorella e la trasmette alla sorella, perché è quello di cui ho bisogno in questo momento, secondo me. Benissimo, è così. Altro frammento di questa lettura. Benissimo, proprio così. E non è un po', da questo può andare ovunque, non è un po' così, vai a trovare la sorella per darle un po' di conforto, per esempio, Cosa le dirò? Non è una domanda? E invece, passiamo una giornata così, vai, e quello che tu dirai sarà in quell'istante lì in cui sei davanti alla persona. Vedete il protocollo? Vedete il protocollo? Cosa dirò? Ti lavi, ti pulisci da tutto quello che dirò, vai, con questa pienezza di cuore, questa fede, bravissimo, bravissimo. In quel momento lì guardi l'altra persona, la guardi negli occhi e lì troverai le parole giuste. Poi è fatto benissimo a dire, poi le conseguenze saranno quello che noi facciamo, quello che dobbiamo fare, poi gli altri prenderanno quello che possono prendere e rifiuteranno quello che non possono prendere, perché è così che funziona la terapia, non è che si possa guarire per forza le persone. E si collega a quello che diceva Giuseppe, il fatto che poi tu fai quello che tocca a te, poi il resto mi allontana, no? Mi parlava di questa frase dove Gesù dice no, poi vieni con me, vai a casa tua e fai quello che devi fare. Quindi può venire a questo, secondo me. Benissimo, perfetto, benissimo, benissimo. A me viene in mente una cosa, no? Quando è apparso Legione e ho pensato a lei, mi è venuto in mente gli attacchi che tu in qualche misura hai subito e che ci hai raccontato. Ah, che bello, bravo. No? In quella prima di arrivare qui, e credo che questa sia un, questo evento mi dà l'idea che sia un po' una liberazione per te, perché un po' dietro a quello che ti diceva tua sorella, le critiche ti stava facendo, secondo me, di vedere, pensare che non eri una buona madre, perché in qualche misura stavi scendendo da pazza per tuo figlio, non facendole scegliere l'anestesia. E adesso che cosa è successo? Che tuo figlio si trova in questa difficoltà. E in qualche modo la madre si sente responsabile di questo, anche se a chilometri. E cosa ha fatto? Ti ha richiamata. Come dire, guarda, tu sei una buona madre, con te che voglio parlare. Mi sembra che questo sia un evento che un po' ricongiunge. Non mi fare piangere. Sii gentile. Se no andiamo avanti a piagnucolare sul giorno. L'ho visto, certo, esattamente così. Ora. Avete visto cosa ha fatto Luciano? Ha fatto una cosa importante, importantissima. Cos'è che ha fatto? Al di là di quello che ha detto, che dice sempre delle grandi cagate. Sì, però cosa ha fatto? Ha unito il suo sapere nel campo della psicologia con la lettura del Vangelo, perché la lettura del Vangelo è complementare. Capito? Vedete? Quindi ha studiato le cose, ha imparato delle cose, però queste cose vengono addolcite, vengono portate a compimento attraverso la lettura del Vangelo. Fantastico. Hai capito? Sì, proprio un senso, no? È un senso. Sì. Una relazione di senso. Mi è venuta tutto in mente. Bello, secondo me è successa una cosa bella. Scusami se lo dico, però ho la sensazione che sia successo qualcosa di bello, un'occasione per riflettere, no? Su questo passaggio, magari per mettere alle volte anche in discussione l'idea che noi donne abbiamo di noi rispetto alla nostra maternità, e il fatto che questa cosa passi attraverso il femminile, tua sorella che ti richiama, secondo me è bello, mi viene in mente un po' di poesia, mi sembra che ci sia in tutto questo. Sì, sì,
tipo di poesia. Ma scusa, tu sei già sposata? Ma perché le ragazze sempre migliori sono, hanno qualche orso che le mi sembra male, ma anche lui c'ha, cioè su da dire. Sì, sì, è chiaro questo, adesso è un po' timido, un po' impacciato. In qualsiasi momento che vuoi dire qualcosa. E lo dico allora. Io non è che non voglio, non ho voluto condividere, è che non avevo niente da dire. Perché nella lettura forse perché sto qua in mezzo, mi sentivo una commozione che ho cercato di formare in tutti i modi, veramente, anche per imbarazzo, però era fortissima e non lo so perché. Allora, siccome il mio problema è il cervello, ho detto, mo, se mi metto a pensare a quello che, perché succede, quello che devo dire, vado a riempire di cacca, no, quello che è successo. E quindi ho voluto lasciarlo, non volevo sporcare quell'esperienza là, che però non ho capito. Attenzione. Quindi, comunque, cioè, io rispetto a quello che ha detto Luciana, però, volevo aggiungere un'altra cosa, forse è bella, forse no, non lo so. Però quando hai raccontato che ti ha chiamato, no, tua sorella, e hai detto la stessa che mi aveva insultato ieri, già lì in realtà mi è venuto un moto di commozione, perché mi è venuto subito in mente l'esempio del vicino di casa che si odia con lo stronzo di fianco e gli si distrugge la casa, e poi lo chiama e gli dice vieni, no? E non lo so, forse è stato tutto un concatenarsi di roba, e lì tra l'altro avevi avuto anche un mezzo moto di commozione tu quando hai detto questo esempio, quindi magari fondazione, non so, e quindi non lo so, io leggendo un po' anche per questo indemoniato, no? Perché non lo so, perché mi viene da pensare, non sono forse io l'indemoniato, no? Non sono forse io ossessionato da legione? E quindi provo a una profonda compassione e basta. Guardate che guardate che vedere Francesco così un miracolo non è sempre così, Vedete che in un certo senso sta farfugliando. Farfugliando per lui è bellissimo che stia farfugliando, perché ha la tendenza, come lui stesso riconosce, a farfugliare è un passo più in alto, anche se paradossalmente sembra un passo più in basso. Dice, ma come prima parlavi normalmente, adesso non riesci più, adesso farfugli. Invece per lui farfugliare è un passo in avanti, avete capito? Osservate queste piccole cose. A volte aiutare le persone non significa che devono fare quello che voi pensate, cioè che il miglioramento sia quello che voi avete in testa, perché questo è un altro protocollo, ancora una volta. Sai perché quando dico protocollo guardo te? Ma non lo so, forse perché la sensibilità è inquadrato. Ma sai perché? Secondo me perché tu sei sensibile a questo aspetto del protocollo, cioè è qualcosa che ti fa lavorare molto. È un po' come se tu fossi allergico a questo. Esatto. È vero, no? Ma infatti io negli ultimi anni mi sono accorto di essere proprio in contrasto con un militare, per chi non lo sapesse. Come dicevo prima all'amico, anche se non rimpiango di aver passato tanti anni con una divisa addosso, però negli ultimi anni ho capito quali sono, diciamo, le piccole cose che comunque mi sono servite per crescere nella vita. Non sono tantissime, sono principalmente due. L'esempio, c'è un tratto del regolamento di disciplina militare che dice l'esempio stimola l'azione e suscita lo spirito di emulazione. E questa è una frase che ho messo in pratica con i miei figli. Perché io non posso essere un buon genitore se
non do l'esempio, cioè non posso dire a mia figlia metti la cintura quando io non ce l'ho. E qual era l'altro? E l'altro aspetto che mi è piaciuto, cioè che mi ha insegnato molto la vita militare, è la disciplina. Disciplina intesa però fine al raggiungimento del proprio obiettivo. Poi negli ultimi anni io stesso da militare mi ritrovavo davvero in confusione, in lotta, perché dei principi su cui credevo, su cui davvero ci mettevo l'anima, ero disposto anche a sacrificare, diciamo, la vita per una giusta causa, sono caduti tutti e non riuscivo a spiegarmi perché altre persone come me, quel 99% a cui mi riferivo, mi diceva sei un pazzo, cioè sei un pazzo da militare a comportarti in questa maniera, sei un pazzo da militare a dire no a determinate regole. E io dicevo sì, ok, questa è una regola, però sono sempre un uomo, cioè sono un militare, sì, ma sono un uomo, cioè prima di essere un militare. Quindi per me, se per me è giusto comportarmi in una determinata maniera per difendere la vita dei miei cari, la mia stessa vita, e io faccio così, tu pensa come vuoi. E adesso leggendo questa, come posso dire, questa, questi versi del Vangelo, per me sono un segno, perché io avevo diciamo una fede in quei principi in cui credevo e stava venendo meno molto spesso la fede nell'esistenza di un Dio, di un qualcosa che spiegasse tutto ciò che la nostra mente non riesce a spiegare. E leggendo proprio l'argomento in cui, cioè, che trattava il Vangelo, anche perché un papà che ha 83 anni ogni giorno legge il Vangelo puntualmente da forse 73 anni perché cioè ero così sereno, perché nel momento in cui ho capito che c'era davvero il riferimento a chi ha scelto quella pagina, per me era un segno effettivo che davvero esiste qualcosa di che noi non possiamo spiegare, ma che davvero ci lega, e ci potrebbe anche guidare nelle scelte che noi facciamo nella nostra vita. Per quanto riguarda i protocolli, anche se ammetto che in alcuni casi possono essere utili, ma alla fine noi dobbiamo essere padroni di noi stessi, credere in quello che riteniamo sia giusto e, quando è il caso, seguire quello che sentiamo dentro e non adottare questi protocolli, proprio perché ognuno di noi è meravigliosamente diverso dall'altro. Come dicevi prima, qualcosa che per te va bene, per me magari potrebbe essere sconsigliatissimo, perché non sono massimo, oppure mi trovo in un momento della mia vita in cui magari non è opportuno insistere con qualche nozione, con qualche invito, con qualsiasi cosa. E quindi non so perché guardi me per i protocolli, però penso che sia quello il motivo che ti porta, no? Oppure no, questo cosa ci arrivo. Forse hai apprezzato così tanto i miei panzerotti, fammi così, ci avrai un protocollo che se mi danni l'avrai messo in pratica per chiare. Secondo me ci vuole tempo, ma ci sono arrivati. E non li aveva mai assaggiati, cioè un italiano che ha avuto l'onore di far assaggiare un panzerotto. Sì. Sono un eroe. È un po' come se avessi tolto la virginità, ormai quante cose ci sono da vedere nel suo intervento, tantissime. Intanto, quando ha finito di cucinare,
occhi, tutti avevano mangiato, è venuto verso di me e aveva nel suo sguardo la devozione, eppure non ci eravamo mai visti. No, ce l'avevo visto. Sì. Via Guerra, ce l'avevamo visto. Mi hai fatto compagnia, ti dicevo. Meraviglioso questa cosa. E poi, guarda caso, te l'ho guardato nel momento in cui aveva bisogno di esprimere queste cose. Bisogno, no, bisogno nel senso più bello del termine, di condividere con noi quella che è la sua, esperienza, importantissima, comunque non è così. Allora io giro lo sguardo, faccio così e poi paf. Che è come dare il là, no? Come accordare, e poi uno comincia la sua giornata in senso buono, la sua parte, e poi tante altre cose da vedere. Beh, quando dice che è un eroe, lui parlava dei Panzerotti, ma in realtà un militare che risponde alla sua coscienza piuttosto che un protocollo è un eroe, non è quello, non è un eroe? Sicuramente sì. Cosa è successo nell'ultima guerra mondiale? Che tutti quanti, in questo pensiero unico, hanno cominciato a disprezzare altri esseri umani da un giorno all'altro. Da un giorno all'altro. Non è così. È inviare persone nei campi di concentramento da un giorno all'altro, così belli beati. Alla fine della guerra hanno detto, ma scusa, ma un pensiero non te lo sei fatto? E io eseguivo gli ordini. Non sono cose che conosciamo e che abbiamo visto quanto che ci voglia proprio mezza giornata per passare da una persona normale con cui parli tutti i giorni alla stessa persona che ti viene, ti arresta, ti porta via e ti guarda con disprezzo in mezza giornata. Non è così? E seguire il proprio cuore non è un atteggiamento da eroe, al di là dei Panzerotti? Non è così? Non è bellissimo? E guarda quante cose belle ci sono, vedete? Questa è un po' la vangeloterapia, leggere tra le parole, vedere un po' come funzionano le cose. Qualcun altro che ha avuto qualche idea? Allora, quando ha letto, è andato per caso a leggere quella pagina, io sono rimasta veramente colpita dall'assonanza con la storia di Daniele, ma colpita. E ho pensato che io, di tutte le miriadi di libri che ho a casa e che ho letto in questi anni, non ho il Vangelo. Ma fa parte del protocollo. Mi sono chiesta di sono arrivato al Vangelo. Cioè, ce l'avevo a casa di origine, a casa di questo adesso, ma ci ho comprato di tutto. Perché mi sono appassionata negli ultimi anni ad altri, diciamo, ricercatori più orientali. Bene? E la figura di Gesù l'avevo un po' messa da parte. Perché probabilmente l'avevo molto legata alla Chiesa cattolica verso la quale ho fatto tante riflessioni. Quindi oggi ho riscoperto il Vangelo, e ho detto che me lo comprerò, e la figura di Gesù, perché quando tu hai parlato della gratitudine verso i maestri, questo innalzare lo sguardo verso i maestri come forma di innalzamento, io mi sono veramente commossa. Voglio condividere questo. Quindi ho rimesso Gesù tra gli altri maestri. Fantastico. Vedete il luogo comune di associare Gesù alla religione? Beh, adesso voglio fare una piccola parentesi in base a questa esperienza. Come sapete, sono una marea di anni che io parlo di queste cose. Beh, all'inizio vorrei che voi immaginaste la mia difficoltà nel parlare del Vangelo, perché questo tipo di malcomprensione, questa è una malcomprensione, cioè, sapete, il bambino è una pasporca, sapete come funziona, no? Cioè, buttare via il bambino con la pasporca, non si dice così, non si dice così, sì, da voi, sì, sì, che significa proprio, ma come, butta via l'acqua, ma non buttare via il bambino. E buttare via Gesù perché la Chiesa mi sta un po' sui maroni, è la stessa cosa, buttate via il bambino con la pasporca. Eppure è così, per cui quando mi trovavo la prima volta a parlare di Vangelo, ogni tanto mettetevi anche un po' nei miei panni, perché era praticamente impossibile.
perché solo la parola Vangelo determinava uno stato di allergia proprio, addirittura persone che si cominciavano a grattarsi, dicevano, oddio, dove sono capitati? C'erano tutti questi aspetti, per esempio qualcuno mi diceva, ma che diritto hai tu di parlare di Vangelo? Sei forse laureato in teologia, sei forse un prete, sei forse... E sapete che adesso ricomincia questa, medico, sì, questa menata, ricomincia. Sei medico sì, tu? Sì, 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 sei un primatologo. Vedete? E questa è solo una piccola cosa, sciocchezza divertente, personale. Perché, perché no? Visto che ci siamo trovati così bene in questi due giorni, no? Ci conosciamo anche un po' più in profondità. Allora la difficoltà di parlare del Vangelo era enorme. E perché vi dico questo? Perché adesso invece si può fare, al di là del sistema che cerca di fregarci tutti, però si può fare. Però questa cosa deriva dall'aver seminato per tanti anni dei principi spirituali, capite? Perché vi voglio portare la vostra attenzione su questo? Perché, perché il contrario del regno dei cieli è la scontatezza. La scontatezza è uno degli elementi che vi fa capire che nel regno dei cieli è dall'altra parte, no? La scontatezza, che cos'è? Vedere sempre le stesse cose. È così. Nel regno dei cieli tutto è nuovo, perché gli occhi, i nostri occhi sono impregnati di meraviglia. Questi sono dei concetti spirituali che sono evidenti. E la scontatezza non è solo dire questa cosa è scontata, oppure per esempio il bambino con l'acqua sporca, oppure mettere insieme Gesù con la religione, per esempio, che cliché proprio un modo di pensare, dovuto proprio all'annebbiamento planetario, all'annebbiamento della coscienza. Ma quindi cercate di capire cosa voglio dire, perché è un po' delicato, non è che parlo di me per dire uno è bravo, uno non è mica bravo, però è possibile che voi diate per scontato che adesso capite delle cose. Adesso lo spiego bene. Voi capite qualcosa e dite, ah, vi parlo del Vangelo, che bello, è vero, il Vangelo è bello. No? Non è scontato. Capite cosa voglio dire? O è troppo complicato? Diventa accessibile dal momento in cui qualcuno si fa un mazzo tanto per decine d'anni per far passare qualche cosa che poi diventa acquisito. Capite cosa voglio dire? E questo non è un aspetto che vi fa entrare nel regno dei cieli? Tu ascolti qualcosa e poi da qualche parte ci può essere, dici, ma guarda che questa cosa è passata. No? È passata. Capito? È acquisita. Cosa vuol dire acquisita? Vuol dire che nelle vostre coscienze di questa cosa adesso si può parlare, ci si può innamorare del Vangelo. Avete capito? Ma la cosa non è scontata. Capite il concetto di scontatezza? La scontatezza indica che voi non siete nel regno dei cieli. Quello che vi voglio dire è che ci sono mille cose a cui voi non pensate, non ci fate caso, e quando non ci fate caso molto spesso è perché le considerate scontate. Ci sono così, capisco così, no? Parlo del Vangelo, capisco questa cosa, riesco a trovare un insegnamento, riesco a commuovermi, ah è così. Non è così. Questa cosa è una tua acquisizione. È una tua conquista che deriva comunque dal fatto che qualcuno ha seminato questa cosa, mi spiego, che è un po' quel sentimento di gratitudine di cui stavamo parlando. E perché metto la vostra attenzione su questo? Avete capito che non sto parlando perché voi dovete essere grati di qualcuno, questa è una menata senza senso, ma perché la gratitudine, come vi ho letto sul cellulare, la gratitudine è un elemento fondamentale che vi permette di conoscere la realtà per quello che è. Avete capito? Ci abbiamo messo due giorni per fare un po' questo giro. Avete capito? Vi spiego ancora. Voi siete seduti lì, potete ascoltarmi senza gratitudine. Ascoltate lo stesso. Eppure, se voi riuscite ad aggiungere la gratitudine, avete capito? Non per me, ma per il fatto che c'è qualcosa che si muove a livello della coscienza, della consapevolezza, di qualcosa che cresce, di qualcosa che funziona, se voi riuscite a riattivare quel sentimento di gratitudine che avete, perché non
di voi ha il sentimento di gratitudine, però se lo riattivate il vostro ascolto, allora voi imparate cose che altrimenti non imparate, che è il messaggio di Stein. Avete capito dove volevo arrivare? E quando voi considerate qualche cosa di scontato, la gratitudine non c'è, perché deve essere scontato per qualche cosa che... La gratitudine per qualche cosa che è scontato. Avete capito bene cosa voglio dire? Ma la gratitudine da chi dipende, se non dal vostro sguardo sul mondo. Poi il mio compito è quello di riattivare queste cose, che sono proprio sapori, sono proprio così, come i panzerotti, proprio, un sapore particolare. Riattivate qualche cosa, la gioia dell'assaggiare qualcosa che non avete mai assaggiato, di qualcuno che ha cucinato con amore, che ha messo le cose con amore, delle donne fuori che facevano friggere le cose, in un'atmosfera di giovialità, di giocosità, dove tutto era perfetto, persino i bambini che facevano casino, che ogni tanto i bambini fanno casino, dicono, era tutto perfetto, anche i bambini facevano casino nel modo, era perfetto. Ballavano, si muovevano tutti insieme, era uno spettacolo, non sapevo più da che parte girarmi, era pieno di bellezza dappertutto. Avete capito? La scontatezza vi dice, vabbè, oh, una festa paesana, tutti i parenti, tutti contenti. No, non c'è niente di scontato, ma siamo noi che dobbiamo mettere la nostra attenzione sulla gratitudine. Riattivare, avete capito che è qua, che è qua? Riattivi la gratitudine fino a quando l'hai riattivata e non devi più riaccenderla, non devi più pensarci. La gratitudine fa parte integrante del tuo modo di camminare, del tuo modo di sorridere, del tuo modo di dormire, del tuo modo di qualsiasi cosa, avete capito? Questa è l'intelligenza cardiaca, funziona così. Riattivate i sentimenti e ce li avete lì davanti. E sono sempre lì. Allora lì cammini e ovunque tu cammini c'è il regno dei cieli. Guardate, vi dico una frase che fa capire questa cosa. Quando sarete perseguitati, gioite ed esultate, dice Gesù. Come minchia fai a gioire ed esultare quando sei perseguitato? Quando sei talmente pieno della comprensione del mondo reale che, boh, non è che non soffri quando ti flagellano, non è che non soffri quando ti mettono dei chiodi, non è questo, però hai questa presenza, questa comprensione del mondo spirituale, che ti permette sulla croce di dire: Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno, con questa pienezza di spirito, vedete? La scontatezza cosa dice? La scontatezza dice: siete delle merde perché mi avete messo in croce e non ho fatto niente, non è così? Non è questo il mondo normale? E dice: perché ce l'avete con me? Non ho fatto niente. E questa esperienza di questa maga brasiliana, veramente da vedere, io quasi quasi, lo farei anche vedere. L'ho condiviso nel gruppo. Ah, già fatto? Sì. Avete sì, già fatto? Condiviso. Condiviso? No, non l'hanno guardato. Allora, adesso che è arrivato Massimo, non posso più parlare male di lui. Avevi esaurito di assolutamente. Devo cambiare argomento, questo mi dispiace molto. Ci stiamo divertendo, Massimo. Vabbè, vedete quante piccole cose, piccole grandi cose che si scoprono poi nel nostro modo di comunicare.